Eccoci ragazzi, allora, bentornati, nuovo video, siamo ad agosto, è un bel po' che non pubblico video e i motivi sono semplici. Ragazzi, sto studiando veramente tanto, fortunatamente il lavoro va bene, ho sempre più personal, si sta vedendo poi progetti da fare per settembre, nuove cose, nuovi progetti interessantissimi e veramente veramente molto bene. Però, essendo estate, ho poco tempo, soprattutto per magari fare cose nuove, non sto uscendo moltissimo, oppure le varie cose, quindi il mare, anche se sono bianco latte, qualche volta la piscina, gli allenamenti, sempre, la dieta e tutto, quindi non portare nuovi contenuti così in maniera casuale non mi piace. Cerchiamo di portare sempre qualcosa che può essere utile. Comunque, ad agosto dovrei avere degli appuntamenti. Degli eventi particolari che magari riesco a riprendere con dei full day of feeding o dei vlog. Comunque, questo video, come avete letto, si rifà molto al periodo che stiamo andando ad affrontare, quindi le vacanze. Molti di noi ci facciamo la settimana, il weekend fuori, che sia all'estero oppure in località di mare. Quindi, come comportarci? Quali sono i consigli che posso darvi? Consigli pratici. Allora, partiamo con il primo consiglio, prevenzione. Cosa significa prevenzione? Non arriviamo alla vacanza con la voglia di sgarrare, quindi non facciamo delle privazioni prima, non ci sovralleniamo prima, per andare poi in vacanza e dire ho dato, ora posso fare quello che voglio. Non succede questo. Al massimo il concetto di supercompensazione può essere in riferimento all'allenamento, ma dovete essere bravi a programmare un bell'allenamento lì. Secondo consiglio, partiamo dall'alimentazione. Perché? Perché l'allenamento può avere un impatto differente, ovvero l'alimentazione, se la trascuriamo completamente per una settimana, può portare a darci un'impressione allo specchio veramente veramente disastrosa, perché tra l'accumulo di acqua o il grande accumulo di calorie per magari una settimana può portare ad accumulare anche grasso inevitabilmente. Magari se siete delle persone, dei soggetti che amano anche bere, quindi anche l'alcolico la sera oppure il superalcolico nella serata, ogni sera o 2-3 sere la settimana, insieme a una dieta sregolata, può portare anche ad accumulo di grasso. Quindi il primo consiglio che vi do sull'alimentazione è: cercate di fare dei pasti equilibrati, mangiare in modo sano, e comunque se siete all'estero, ragazzi, godetevi il cibo locale. Cioè, se andate in località come la Spagna, mangiate quello che fanno in Spagna; se andate in Francia, mangiate quello che fanno in Francia. Quindi provate, se avete gusto di provare, non limitatevi in questo. Un consiglio che posso darvi è il consiglio del pasto unico. Il pasto unico non significa fare digiuno, ma significa sfruttare l'occasione. Vi cerco di spiegare meglio. Se siete in un hotel e magari avete la colazione, potete sfruttare la colazione, fare una colazione abbondante e vivere durante tutto il giorno con dei semplici spuntini, che possono essere un'insalata con una fonte proteica, della frutta secca, poca, e in modo da anche avere meno tempo per mangiare, sfruttare il tempo per magari visitare la città o godersi il momento con chi si è in vacanza, quindi non pensare a mangiare. Poi la sera fare il pasto unico, magari al ristorante, godersi del buon cibo e in compagnia e rilassarsi. Per quanto riguarda l'allenamento, una settimana di allenamento di fermo può anche farvi bene in alcuni casi, sebbene non protrarre troppo questo fermo, perché si potrebbero, specie nei natural, andare incontro a dei regressi troppo forti. Però una settimana di allenamento potrebbe assolutamente farvi bene. Far levare molto stress, molta acqua, vi potrete vedere meglio e tutto, quindi assolutamente a favore di una settimana di stop. Io la farò la settimana del 15, nonostante sono qui a casa, farò una settimana di stop dato che sono 3 anni che non mi fermo. Comunque, il mio consiglio è: nel caso andate fuori in vacanza, quindi all'estero, e come me siete amanti della buona cucina, quindi volete provare tutte le cose locali, quindi volete mangiare tutto quello che c'è di tipico nel posto, cercate di muovervi molto. Non sto dicendo di allenarvi per forza, ma sto dicendo di salire le scale a piedi, muovervi a piedi, fare tutti quei piccoli gesti quotidiani che aumentano in maniera inconscia, quindi senza pensarci, il dispendio energetico. In questo modo avrete comunque un maggior dispendio energetico e un miglior utilizzo delle calorie che andrete ad introdurre.
Io personalmente, se ora mi capitasse una vacanza, quindi l'opzione che adotterei è questa. Se ho l'opportunità di fare colazione, la farei abbondante, non mangerei molto durante il giorno, cercherei di allenarmi perché mi piace, mi dà soddisfazione e comunque vorrei provare delle palestre anche all'estero. E sfrutterei comunque tutti i cibi locali, li proverei, quindi se sono in Germania proverei il loro cibo locale, se sono a Londra proverei il cibo locale anche se non mi piace, però magari anche i vari ristoranti come un pakistano eccetera fanno sempre comodo. Quindi questo è il video con cui rientro ad agosto. Spero di girare un vlog domenica che sono fuori, sicuro ne giro uno il 10 che sono a Napoli di nuovo da Jessica di pomeriggio. Andrò a Napoli prima a mangiare la pizza quando andrò da Jessica e poi vediamo un po' ad agosto come proseguire. Anche a fine mese andrò a mangiare il sushi dal coach, poi sarò a Roma per dei corsi. Quindi, ragazzi, tante novità, noi ci aggiorniamo sempre. Grazie per la visione di questo video, buone vacanze a tutti e ci vediamo alla prossima.